Antonella Modaffere, non capivo se tu fai i gesti. Presidente, buonasera. Buonasera. Ben ritrovata. Noi bene, lei sembra che sta ancora meglio, Antonella Modaffere. No, pensa... così, normale. Vabbè, chiaramente l'ho detto poco fa, ne è consapevole la società, né la persona Antonella Modaffari, ma tutto l'entourage dallo staff tecnico. Questo è tutto fiere in cascina perché il campionato è lungo, certo. È duro e bisogna stare con no, i piedi per terra. Sì, io sto aspettando solo di svegliarmi, tranquilli, non ho grilli per la testa. Sì, per come era iniziata diciamo la stagione partendo dal periodo estivo, chiaramente ora vedere il Locri in questo momento fa piacere soprattutto a Antonella Modaffari, che chiaramente si è soddisfatta dei risultati. Oggi però comunque avete trovato un Torino che insomma ha tenuto bene il campo. Sì, il primo tempo tantissimo, io ho visto giocare bene il Locri dal secondo tempo in poi, da metà anzi del secondo tempo, se devo essere sincera. All'inizio stavo già considerando un pareggio, ma ho visto poi alla fine si sono scatenati. Non bisogna dire che abbiamo giocato benissimo, abbiamo giocato bene il secondo tempo, molto bene, ma all'inizio è stata dura, era davvero una bella squadra, mi piaceva molto la tecnica, poi c'era quel ragazzo di colore che era fortissimo, proprio veloce, un bel calciatore. Sì. Sul 1-0 quel calcio di rigore parato da questo giovane Maraolo, giusto? Maraolo, sì, è stato proprio bravo. Dai, quest'anno... Speriamo vada così per un bel po' di campionato. Sì, corsa dell'Ocri che ora continua con il prossimo turno che vi vedrà. Ora andiamo a San Cataldo. Sì, si torna in Sicilia con una formazione insomma ostica comunque. Certo, sì, molto. Infatti lo stavano dicendo poco fa, che è una bella squadra. E poi se Dio vuole andiamo... A Bari. Sì, arriva a Bari, cosa intenzione avete? Cioè avete l'intenzione di mettere la freccia, come si suol dire? No, no, assolutamente. Arriviamo a Bari proprio guardandoci dalla stessa altezza. Vabbè, chiaramente è proprio il massimo, dai. Sì. Comunque, a parte gli scherzi, noi siamo perfettamente coi piedi per terra, siamo contenti, non solo la società, ma poi la felicità è vedere i tifosi contenti, i tifosi, certo, che magari si aspettavano, come dici tu, con un inizio, con un'estate tribolata, un inizio di stagione così, certo, non si aspettavano questi risultati, quindi già il fatto di vedere loro soddisfatti, di vederli contenti sugli spalti, quel tifo, quell'euforia, è già bello questo, finché dura ce lo godiamo. Manca solo il ritorno al comunale, insomma. Sì, quello è davvero la spina nel fianco, perché abbiamo un sacco di problemi organizzativi e quello è davvero, sarebbe davvero... Momento che si avvicina, si allontana, com'è la situazione? Ma non lo so, ci hanno promesso che in questa settimana forse potremmo cominciare ad allenarci lì, quindi è già tanto. Sì. E poi parlano della partita in casa col Messina. Quindi, per quella dovremmo essere a casa. Quindi speriamo. 4 novembre, i primi di novembre potrebbe essere, perché sì, il campo è finito, speriamo. Mi pare qualche lavoro di ristrutturazione, giusto? Sì, mancano soltanto da quello che... Da appaltare, però dovrebbe essere un appalto... Le piastrelle negli spogliatoi, no. Quello manca. Ah, ho capito. Il resto è tutto fatto, il manto è finito, stavano sistemando i vetri, quindi è tutto pronto, solo gli spogliatoi sono da sistemare. L'importante è che sia alla fine, che non ci siano davvero intoppi dell'ultimo momento. Sì, in modo speriamo tale che... di no, speriamo che la burocrazia, certo, non metta i bastoni tra le ruote. Bene, vediamo. Grazie Antonella Modaffari, okay, alla prossima, buona serata.